Ciao a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 33 anni, sono life coach e anche oggi la finestra è aperta, quindi ci perdonerete per i rumori esterni. Penso che metterò un titolo abbastanza d'impatto a questo video, quindi se lo avete letto saprete già di cosa andremo a parlare. Prima però di entrare nel vivo della questione, vorrei salvare una persona che in questo momento si trova ad affrontare una prova che sta affrontando però con un coraggio da leonessa, posso dirlo perché tanto non è una mia cliente, quindi posso dire quello che penso, e che mi ha detto quando avrei fatto un nuovo video. Quindi, cara Eleonora, spero che tu stia guardando questo video, Eleonora Manni, perché ti saluto. Ecco. Tra l'altro, mi interessa molto il parere di una persona che, dal poco che ho capito, ha avuto anche più esperienze dirette di me. Devo dire che quello che sto per raccontare, per fortuna oserei, non è più una cosa così nuova, nel senso che alla fine di una relazione si sente spesso la frase "parti da te stesso". Ora te stessa, pensa a te, pensa a fare le cose che ti piacciono. Allora potrete dirmi perché stai intervenendo. Intervengo perché molto spesso, per un fatto di comunicazione, di assertività, il messaggio potrebbe non arrivare. Vi faccio un esempio. Se voi dite ad una persona che si è appena lasciata: esci, distraiti, fai le cose che ti piacciono, e magari, che ne so, questa persona è disoccupata, vive in un paesino dimenticato da Dio, con il primo supermercato a 20 km e la prima palestra a 10. È un esempio, ovviamente. In quel momento il primo impulso probabilmente sarà: ma cosa ne sai tu di dove vivo io? Magari la persona non ve lo dice, ma la comunicazione non è arrivata a destinazione. Cosa significa? Significa che se vivi in un paesino dimenticato da Dio, con il supermercato a 20 km, non puoi uscire da una relazione. Bene, assolutamente no. In questo credo che il coaching possa venire in aiuto. In che modo? Prima di tutto perché si lavora online, quindi se il nostro paesino fantastico che ho inventato sul momento si trovasse anche a 1000 km da dove abito io, esistono le videochiamate che si possono fare anche con i cellulari ormai. Poi esisto io, esistono come me tanti altri colleghi che si occupano di questa problematica. Io ovviamente parlerò della mia attività perché è quella che mi riguarda più da vicino. Dico sempre che noi coach non diamo consigli, o quantomeno non dovremmo, non offriamo nemmeno le soluzioni. Molto spesso c'è bisogno di uno specchio privo di giudizio e privo anche di una conoscenza approfondita, se volete, per dirci qualcosa che in quel momento magari non ci sembra così ovvia. Anche se il primo pensiero potrebbe essere: cosa ne sa questo o questa di quello che io ho passato? È vero, molto probabilmente non lo sappiamo perché ogni storia è a sé, però io credo che l'aiuto più disinteressato a volte potrebbe rivelarsi quello più efficace. Non significa che io ho in mano la ricetta della felicità, perché anche nel mio tirocinio ci sono stati dei ritiri, e lo dico pubblicamente, pubblicamente e senza voler denigrare nessuno. Anzi, io apprezzo l'onestà di chi mi ha detto: voglio terminare qui il mio percorso, perché di fatto queste persone mi hanno aiutato a gestire il mio tempo e anche la mia pazienza, devo dire,
perché quel tirocinio io volevo finirlo. E allora potrete chiedermi, ma perché il tirocinio è stato brutto? No, non è stato brutto, è stato semmai impegnativo. Impegnativo, nonostante io sia stato grandemente supportato, grandemente aiutato, soprattutto dalla mia tutor, che era disponibile via email molto spesso, veramente, non ho mai aspettato più di tanto nell'ottenere una risposta. E questo senza che per questo l'uno rinunciasse agli spazi dell'altro. Nel video, cose che puoi fare con un coach in soli 4 minuti, se ricordate, infatti ho parlato della gestione del tempo, che è uno dei temi che possiamo affrontare. Tra l'altro, c'è anche la possibilità che tu, cliente, che guardi questo video e mi porti un tema di relazione, potresti scoprire all'interno del tuo percorso che in realtà il tuo tema principale potrebbe essere un altro, ma su questo non si possono fare video a meno che il cliente non autorizzi, evitando i dati personali, a raccontare la tua storia. Questa è una cosa che possiamo scoprire soltanto lavorando insieme. E nel contempo voi, futuri clienti, aiutereste me a crescere come coach, sia interiormente sia a livello proprio organizzativo, lavorativo, per definire il mio pacchetto e il mio percorso, che per il momento si basa principalmente su quello che ho appreso con entusiasmo e con interesse nella mia accademia. Quindi diciamo che approfitto per rinnovare l'appello che ho fatto all'inizio. Se questo argomento o uno degli argomenti di cui ho parlato nel famoso video di quello che puoi fare o non fare con un coach in 4 minuti ti risuona, contattami o tramite commento su YouTube, o forse è ancora più facile tramite messaggio privato su Instagram o sulla pagina Facebook, che puoi trovare in descrizione e nel box delle informazioni. Sia che iniziamo un percorso insieme, sia che non lo iniziamo, ti invito comunque a seguire il mio canale. Ti ringrazio per il tempo prezioso che mi hai dedicato e ci vediamo al prossimo video. Ciao.